percorrendo la strada che da Campiglia Marittima porta a San Vincenzo in Val di Cornia, alle spalle del promontorio di Piombino si incontrano le indicazioni per il parco archeominerario di San Silvestro. L'area del parco, 450 ettari di interesse storico, archeologico, geologico e naturalistico, inserita nel contesto della Val di Cornia, è ricca di solfuri, minerali formatisi circa 5 milioni di anni fa dalla reazione fra il magma risalito dalle profondità della terra e i calcari. I solfuri contengono zolfo legato a metalli quali rame, piombo, argento, ferro e zinco. L'abbondanza di questi composti metalliferi ha determinato un'intensa attività estrattiva fra l'isola d'Elba e il Monte Amiata, iniziata nel VII secolo a.C. e continuata fino ai nostri giorni. Nel periodo etrusco, l'attività mineraria era controllata da gruppi gentilizi legati alla vicina città di Populonia. In decadenza a partire dal I secolo a.C., fino alla conquista da parte dei Longobardi, i pochi superstiti etruschi fondarono quella che oggi è la città di Piombino. Sorto fra il X e l'XI secolo per iniziativa signorile dei conti della Gherardesca, per sfruttare i giacimenti di rame e piombo argentifero destinati alla produzione monetaria delle zecche toscane, l'agglomerato di San Silvestro domina da un'altura la Valle Lanzi. Abitato da minatori e fonditori, conosciuto originariamente come Rocca del Palmento per la probabile presenza di un frantoio, è appartenuto nei successivi secoli XII e XIII alla famiglia della Rocca. L'attività si svolgeva lungo i cunicoli di circa 200 miniere, sia di quelle del periodo etrusco che di quelle medievali. Tra le rovine del borgo si riconoscono le abitazioni, la chiesa, il cimitero, la zona signorile e l'area industriale. La Rocca ha ospitato per oltre 300 anni minatori e fonditori dediti allo sfruttamento dei giacimenti. L'abbandono, avvenuto nel corso del 300, fu la conseguenza del cambiamento di paradigma economico nel campo delle risorse minerarie. Nel corso del XV secolo, Cosimo I de' Medici, Granduca di Toscana, si interessò nuovamente di questo territorio e dell'argento conservato nel sottosuolo. Cosimo chiamò dal Tirolo i Lanzi, da cui il nome della valle, per la loro competenza in campo minerario. Tuttavia, difficoltà tecniche nella separazione dei vari metalli presenti nel materiale di risulta li indussero ad abbandonare la zona nel 1559. Cosa si estraeva da queste miniere? Sostanzialmente la calcopirite, che è questa, minerale di rame. In epoca moderna galena argentifera per argento e piombo e la blenda per lo zinco. Quindi, diciamo, tre minerali utili. Tutto ricominciò nel XIX secolo, ma solo fino al 1970. I vecchi edifici minerari, oggi ristrutturati, ospitano, oltre ai servizi di accoglienza, il Museo Mineralogico e Archeologico, il Museo della Miniera. La prima roccia che troveremo entrando, si parla appunto di calcare massiccio. Il calcare massiccio è una roccia sedimentaria molto antica, parliamo di circa 190 milioni di anni fa, una roccia che trovate qua fuori, in tutto il parco. Considerate che anche la Rocca di San Silvestro è chiara perché è costruita con questa roccia che i minatori tagliavano e prendevano direttamente dalla collina. Lunga 360 metri, la perforazione della Galleria del Temperino è stata intrapresa da una compagnia mineraria francese a metà del 1800, andando ad intercettare in profondità gli scavi di epoca etrusca. Gallerie moderne intercettano e tagliano i pozzi antichi. In
tempi recenti, i minerali estratti dagli enormi cantieri sotterranei venivano caricati su vagoncini e trasportati lungo la galleria fino a raggiungere gli impianti di frantumazione e flottazione di Valle Lanzi e al sentiero che conduce al villaggio medievale di Rocca San Silvestro. La visita alla miniera del Temperino permette, grazie ad un percorso attrezzato, di scoprire la millenaria attività estrattiva che dal periodo etrusco si è protratta fino agli anni 70 del Novecento. Si tratta di scarto, però vedete c'è ancora molto minerale, perché in antichità ovviamente con i mezzi che avevano e quasi al buio estraevano veramente poco, quindi in realtà c'è molto ferro, la presenza di questa luce, di minerali pulite, e la